Well, hello, everyone, and welcome to LifeWave Connect. My name is Emily Hollingshead, and I am the Vice... Bene, benvenuti a tutti e benvenuti a LifeWave Connect. Mi chiamo Emily Hollingshead e sono vicepresidente dello sviluppo del campo in Nord America e sono l'host di LifeWave Connect. Per coloro che sono nuovi in LifeWave Connect, noi ci colleghiamo ogni due mercoledì, il primo e il terzo mercoledì ogni mese. Ci focalizziamo sulla formazione aziendale, sulla formazione, sui prodotti e anche sull'aspetto commerciale. Se cercate registrazioni passate di LifeWave Connect, se cercate questa trasmissione da condividere in seguito, potete semplicemente navigare sul nostro canale YouTube, probabilmente quello della salute, e accedere a tutte le nostre registrazioni LifeWave Connect almeno una settimana dopo la trasmissione originale, e sarete in grado di condividere in tutte le lingue associate. Se oggi state cercando la traduzione, l'interpretazione, potete semplicemente fare clic sull'icona del mappamondo in fondo allo schermo e selezionare una delle nostre lingue di supporto. LifeWave Connect viene trasmesso sia alle 11 del Pacifico che alle 18 del Pacifico e nella sessione mattutina forniamo servizi di traduzione per le lingue europee supportate. Nella sessione serale invece forniamo servizi di traduzione per il giapponese, il cinese e lo spagnolo. Inoltre trasmettiamo questa trasmissione in diretta sul nostro gruppo Facebook Business Builders, quindi potete accedervi subito in inglese e condividerla con i vostri gruppi e il vostro team. Quindi, come ho detto, oggi ci concentriamo sulla formazione, sul business. Abbiamo un argomento davvero fantastico e un formato davvero speciale. Noi quindi parleremo di un qualcosa che è veramente importante per il vostro business e oggi è uno di questi giorni speciali. Infatti parleremo di come voi, come leader, potete aumentare gli incentivi e le promozioni fornite dall'azienda che vi aiutano a costruire il vostro business e vi aiutano a realizzare, ad avere la vita che sognate. Quindi potete investire nel business, potete investire con il reddito che guadagnate, quindi per poter raggiungere ancora più successo. Quindi se volete avere un reddito aggiuntivo, aumentare la vostra influenza e anche aiutare gli altri ed arricchire la vostra vita e il vostro stile di vita, dovete fare una serie di cose, vi dovete focalizzare su dei comportamenti che aiutano alla creazione del business, dovete renderlo non complicato e dovete usare delle risorse, degli strumenti, delle promozioni, degli incentivi che vi vengono forniti dall'azienda che vi aiutano a far crescere il vostro business al livello che desiderate. Quindi oggi parleremo con alcuni dei nostri leader top e questi esperti ci racconteranno come possiamo usare la partnership aziendale per poter massimizzare gli sforzi senza dover fare degli investimenti finanziari. Quindi i nostri panelist sono dei leader top. Abbiamo Larry Young, che è uno dei nostri SPD, Jojo Tan, che è un altro SPD, poi Rose Holmberg, che è una Presidential Director, quindi direttrice presidenziale, poi Stacy Helwiger, che è la nostra SPD nuova, e ci parleranno degli incentivi, delle promozioni e ci spiegheranno come possiamo massimizzare il nostro successo, il nostro e il vostro business. Benvenuti a questa call, benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti, salve. Sono così felice che siate qui oggi, grazie per esservi collegati. Io vedo che Jojo nella macchina è super occupato, lavora mentre è in macchina. Sono molto felice che siate qui e che condividiate con noi le vostre esperienze. Quindi ho alcune domande che ho messo insieme, adesso sceglierò tra di voi e vi chiederò delle domande specifiche, spero che non abbiate troppa paura. Io so che tutti avete avuto molto successo e avete raggiunto molti incentivi e avete potuto massimizzare e ottenere promozioni. Siete pronti? Sì, siamo grandi, quindi grazie a tutti, non vedo l'ora di iniziare. Quindi io vorrei iniziare con una delle mie domande preferite, quindi vincere un viaggio gratis, un premio o cash,
Come si fa? Perché è così importante? Vorrei iniziare con Rose e con la dottoressa Stacy. Inizio con la dottoressa Stacy. Ci può raccontare la sua esperienza, che cosa fa lei e per il suo business? Allora, per me, una delle... Quando io sono entrata in LifeWave l'anno scorso, io ho ricevuto una tazza per il caffè LifeWave e anche due confezioni di Ion. E quando ho ricevuto la miele ero così contenta, ancora oggi bevo il mio caffè tutte le mattine in quella tazza e uso Ion. È veramente molto bello ricevere questi regali e prima mi è arrivato la mail e poi è arrivato e ho pensato, ma che cosa ho fatto per ricevere questo regalo? È così carino. Io no, è stato un extra così carino, oltre ad altre cose. Quindi è carino avere dei regali. Se ci sono degli amici che vengono a casa, puoi prendere il caffè, loro vedono che stai usando la tazza di LifeWave. Quindi negli ultimi 13 mesi ho ricevuto altri regali da LifeWave, dei diari, promozioni e chiaramente il viaggio a Tulum, che è stato veramente incredibile, straordinario poter usare. Questo io faccio le stesse cose, la stessa attività, ma è veramente carino avere un regalo extra. Io penso che sia stato fantastico, è molto generoso da parte dell'azienda poterci offrire questi regali, questi presenti. Sì, io so che il viaggio ti è piaciuto molto, soprattutto quando si inizia, queste sono quelle cose che ti fanno sentire connesse e che ti fanno sentire parte di una famiglia, no? Bene, Rose, raccontaci un po' la tua esperienza con gli incentivi, che cosa hanno fatto per te, perché erano importanti per te? Beh, quando io sono entrata in LifeWave, all'improvviso io ho ricevuto un regalo e ho pensato, che cosa ho fatto per ricevere questi, per avere questo regalo? Io già ero abbastanza contenta di usare i cerotti che hanno salvato la mia vita. E quando l'azienda ti riconosce per i tuoi sforzi e dici ok, veramente ti senti molto grata per quello che fanno per te e che stanno apprezzando quello che fai. E poi per quanto riguarda il viaggio, poter vedere mio nome, avevo vinto il viaggio e anche quello del mio team, un team fantastico. Al mio team piace moltissimo LifeWave, la loro vita è cambiata e anche loro stanno cambiando la vita degli altri, quindi questo è uno sforzo di tutto il team, non facciamo le cose da soli. Quindi io mi sarebbe piaciuto andare con tutti in questo viaggio, ma alla fine non ci sono potuta andare neanche io, ci sarei andata con mio marito perché ci siamo resi conto che i passaporti erano scaduti dal Covid e non c'era tempo per poter rinnovare i passaporti, ma ho ricevuto il secondo premio e sapete, era molto bello anche quello. Io ho tantissimi cerotti stupendi da condividere. E poi sono potuta andare alla convention e ho potuto usare quindi questi prodotti, queste confezioni per tutto il mio team. Veramente sono molto felice di come LifeWave ha cambiato la mia vita, abbia cambiato la mia vita e quella di mio marito. Sì, lo so che a volte è difficile poter partire, ma il riconoscimento per il tuo sforzo, per quello che ha fatto anche il tuo team, poter aiutare tante persone, questa è una cosa importante. I viaggi sono divertenti, no? E sono cose molto belle per te, per la tua attività e per la tua vita. Quindi l'altra domanda vorrei farla a Larry e a Giorgio. Quindi oltre a divertirsi, oltre ad avere i prodotti gratis, i regali, divertirsi, noi facciamo anche promozioni per avere cash gratuito. Ma Larry, in che modo vincere un incentivo, una promozione, in che modo hanno aiutato te, non soltanto il tuo business, a crescere? Io so che sia tu che Nick siete in LifeWave da moltissimo tempo.
Quindi avete avuto questa opportunità moltissime volte. In che modo tutto questo ti ha aiutato a far crescere il tuo business? Sì, allora innanzitutto noi in vendite dirette, il marketing, fare gli Zoom. Durante il Covid molte persone non hanno potuto vedere le aziende, ma vedono soltanto noi tutti i giorni. Quindi con il viaggio che abbiamo vinto abbiamo fatto delle foto, abbiamo fatto degli Zoom e quando le persone hanno, mentre aspettavano di entrare nello Zoom, pensavano, oddio mio, io pensavo che questa fosse una piccola azienda, ma guarda com'è grande invece quanti sono. E come ha detto la dottoressa Stesi, poi avere anche lo zaino, lo zaino così carino, e ci hanno chiesto dove avete preso questo zaino? E poter iniziare anche a conversare, a parlare con le persone e questo regalo non è una piccola cosa, è una cosa molto importante e molte persone dicono questa non è un'azienda qualsiasi, questa è un'azienda che si ricorda di voi, che si occupa di voi e abbiamo avuto tempo, abbiamo passato bel tempo insieme. Parlando del viaggio, l'energia che c'era è stata incredibile, abbiamo fatto tantissime cose interessanti, questo è quello che ti posso dire, Emily, quindi bisogna accedere alle promozioni, bisogna condividere, fare le foto, condividere, e dire questa è un'azienda grande in cui ci sono tantissime persone e quando le persone vedono che siamo così, che l'azienda è così, vogliono entrare. Sì, mi piace Larry quello che dici, io sono d'accordo con te, perché quando si può mostrare alle persone che cosa significa essere parte di LifeWave, non soltanto perché le aiutiamo con i cerotti, con i nostri prodotti, ma vedere tante persone insieme, c'è anche diciamo uno stile di vita che parte del nostro business e voi potete mostrarlo attraverso le cose che vincete. Giorgio, non so se ci senti, io so che sei in macchina adesso, ma per lei l'ultima volta che ha vinto un incentivo, so che era a Tulum, qual è stata l'esperienza? In che modo ha aiutato lei e anche il suo team? Io penso che abbia perso Giorgio, forse si potrà collegare dopo. Mentre aspettiamo che ritorni Giorgio, io so che è stata un'esperienza molto bella a Tulum per lei e per il suo team, quindi vediamo. Quindi la mia domanda successiva, Larry già ne ha parlato un po', ma vorrei ricominciare dalla dottoressa Stacy, alcune di queste cose, non soltanto stiamo aiutando le persone a guadagnare di più, a divertirsi, a migliorare la loro salute, ma potete anche mostrare un po' lo stile di vita di LifeWave, che è una cosa importante. Sono andata a Tulum, incredibile! Quindi per me, io ho portato mio marito con me come mio ospite, quindi poter essere con lui, anche con le persone del team, è stata una cosa veramente importante per tutta la comunità e per la connessione. E noi abbiamo incontrato delle persone che conoscevamo all'aeroporto di Cancun, che non erano con LifeWave, che andavano in un altro resort, un'altra azienda, e noi abbiamo chiacchierato con loro. E abbiamo pensato, sì, noi siamo invece con LifeWave. E questo resort era nuovissimo, era stato inaugurato il giorno prima, siamo stati lì per 3 giorni e non c'era nessuno. Quindi era molto prestigioso, lussuoso, e ci hanno viziato tantissimo.
tutto era pagato, tutte le spese pagate, non abbiamo speso nulla, non abbiamo pagato nulla, quindi non paghi il viaggio, non paghi per le valigie, non paghi per il transfer, non paghi per il cibo, è stato veramente incredibile. Ci sono tante in quel posto, in Tulum, in questo posto nuovo, è stata una cosa incredibile per noi. E abbiamo fatto l'esperienza, abbiamo veramente goduto di ogni secondo di questo viaggio. Io credo che sia veramente incredibile poter condividere tutto questo. Quindi, Rosa, una domanda per te. Quando si parla degli incentivi, noi abbiamo delle promozioni, si può guadagnare del cash extra per avanzare, questo per tutto il mese. Ma quello che vorrei sapere da te, Rosa, è quando abbiamo una promozione nuova, dei nuovi incentivi, come ne parli col tuo team? Come fai in modo che il tuo team si entusiasmi e come spieghi al tuo team come può usare quella promozione? Sì, grazie Emily. Io mi emoziono molto facilmente, quindi parlo con i miei leader e gli parlo degli incentivi, parlo anche, lavoro anche con uno dei direttori e con un direttore senior, quindi io parlo con i miei leader e chiedo se hanno bisogno di aiuto con il loro team e gli spiego e cerco di incoraggiarli e penso e gli dico che possono ottenere questi incentivi. E io partecipo anche ad un programma che fa veramente crescere il mio business. Quindi io lavoro con le persone nuove, gli chiedo chi conoscono. Se ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, io li aiuto, li accompagno e dico alle persone, li incoraggio. Sì, è un lavoro di squadra. Questo è un qualcosa che gli permette anche di divertirsi di più e di avere dei soldi in più, dei soldi extra. Chi non ha bisogno di un po' di soldi in più? Ne abbiamo bisogno tutti, no? Sì. Quindi, Larry, io so che anche tu fai tante cose con il tuo team, come Rose. Come ne parli con il tuo team delle promozioni, nuovi incentivi o degli investimenti che fa l'azienda? Come ne parli col tuo team? Come fa Rosa? Questa è la parte migliore. Noi parliamo sempre degli incentivi, della promozione, noi raccontiamo quello che abbiamo fatto in passato, quanto ci siamo divertiti, ma Emily, non mi fraintendere, tutti vogliono divertirsi, tutti vogliono gli incentivi. E soprattutto come ha raccontato la dottoressa Stacy, è tutto pagato, non bisogna pagare niente di tasca propria. Non sono soltanto incentivi che ti danno per nessun motivo, ma c'è una ragione dietro questi incentivi, perché parliamo con moltissime persone. E con quante più persone parliamo, più incentivi ti dà l'azienda. Facciamo meeting e poi usiamo anche tante piattaforme, tanti social come Telegram, WeChat, Facebook e noi ci assicuriamo che tutti ricevano un messaggio di testo e raccontiamo quindi le cose che avvengono. Se le persone non rispondono a un messaggio sui social, noi li chiamiamo direttamente, noi personalmente.
noi vogliamo che vengano tutti, che tutti vengano informati. Sì, incredibile. Veramente avete un approccio proattivo, fate in modo che le persone sappiano che cosa sta avvenendo, anche le informazioni. Ricevono tante informazioni e tante ritenere, quindi quando ricevono informazioni da te prestano attenzione. Giorgio, non so se ci senti adesso. Sì, ti possono sentire. Sì, io mi ero scollegato un po', ma adesso sono qui, sto cercando parcheggio. Bene, quindi la domanda successiva che voglio farti, sono contenta che tu mi senta. Io so che gli incentivi sono qualcosa che ti piace molto. Quando si parla di promozioni del business o incentivi di viaggi, come ne parli con il tuo team e come puoi individuare quelle persone che possono usare meglio gli incentivi o che sono contenti di avere questi incentivi? Come fai? Allora, tutte le promozioni sono importanti per tutto il mio team e bisogna approfittarne perché l'azienda ce le mette a disposizione. Noi non siamo pagati, diciamo, noi non abbiamo un salario perché il nostro business è un business di network marketing e noi guadagniamo appunto e le promozioni sono qualcosa di importante. È veramente bello che l'azienda pensi di offrirci queste promozioni. È veramente questo è importante per il network marketing. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto Rosa, Stacy, anche con Larry. Sì, grazie Giorgio. Io vorrei fare la stessa domanda a lei, la dottoressa Stacy. Quando ci sono appunto delle promozioni che pensi che siano importanti per il team, come puoi individuare quelle persone che possono usare meglio questi incentivi per massimizzare il loro business? Qual è, che sono, come possono, come scegli queste persone? Quindi la prima cosa che faccio, mi rivolgo alla leadership e vado dal mio direttore esecutivo, dai miei direttori senior e li chiamo, faccio uno Zoom quindi mi collego con loro immediatamente. Poi gli chiedo di mandarmi un elenco di persone con cui lavorano direttamente che possono, diciamo, partecipare per avere queste promozioni. E quindi io gli dico, e poi parlo con queste persone, gli dico: guarda, ho parlato con Lia che mi ha detto che tu sei interessata a queste promozioni, so che stai diventando manager, hai delle domande, vuoi che organizziamo una call su Zoom? Se hai delle domande, sono a tua disposizione. Quindi inizio dal top e poi passo alle persone che mi vengono indicate in questo elenco. Quindi a me piace il contatto personale, io non ho tante chat, non sono in tanti gruppi, ma a me piace entrare in contatto personalmente con le persone e io so che questa è una cosa molto buona per la tua famiglia, stai per diventare manager o direttore, quindi parliamone di questo perché questo può essere interessante per te, no? Quindi bisogna veramente entrare in contatto personalmente con loro per fargli sapere che sono disponibile per aiutarli perché già ho fatto questa esperienza, quindi con il leader e con la leadership, quindi essere in contatto con la leadership, in contatto, quindi è importante far conoscere alle persone nuove che ci sono queste promozioni. Quindi, far capire agli altri che ti occupa, il loro successo può essere, è molto importante, è veramente la chiave. Quindi ho ancora un paio di domande, Rosa. Questa qui vorrei farla a te. Scusi? Sì, c'era un rumore di sottofondo. Quindi, quando abbiamo delle promozioni a breve termine, a volte possono essere corte,
volte, a volte invece alcune che sono un po' più lunghe, per un mese o per due mesi. A volte io so che le persone si deconcentrano, si dimenticano qualcosa. Quindi, Rosa, secondo te, per le promozioni a lungo termine, che cosa fai regolarmente per mantenere le persone focalizzate, per far sapere loro che ricevono il supporto da te? Quindi quello io le mando email, messaggi, io ho un incredibile senior director con la quale parlo, le manda tutti i venerdì, mi manda una mail con tutte le cose che sono successe e tutte le cose che bisogna organizzare. Quindi lei coinvolge tutto il team. Quindi è entrare in contatto con i tuoi leader, questo è molto importante, perché sono fondamentali per la famiglia di LifeWave, per la nostra comunità. Quindi mi piace molto il fatto che sono molto grata a questa persona che si occupa di noi. Quindi telefonate, email, messaggi. Questo è quello che faccio. Ah, molto interessante, Rose. Io penso che quello che hai detto sia veramente la chiave, perché a volte dobbiamo fare di tutto, dobbiamo fare questo, questo e quest'altro. Io spero che le persone che ci sentono oggi non si sentano sopraffatte tutte le cose di cui stiamo parlando, ma bisogna individuare le persone che hanno talento nel tuo team e lavorare insieme. Veramente interessante quello che hai detto, Rose. È veramente bello avere delle persone nel team che sono dotate per questo e che aiutano tutto il team ad avere successo. Quindi io ti voglio fare la stessa domanda per mantenere le persone, la domanda è per te, per le persone concentrate. Sono d'accordo con quello che ha detto Rose, ma per questo queste promozioni a lungo termine e sono cose da aggiungere all'attività di tutti i giorni e dire abbiamo ancora del tempo. È una cosa buona quella di motivare il team, perché fare sempre le stesse cose tutti i giorni può essere un po' noioso, può stancare, perdiamo la concentrazione e l'attenzione, ma ci sono tante promozioni che possiamo avere e noi organizziamo per esempio un cosiddetto Super Sunday o una Super Domenica e facciamo sapere ai nostri membri, ai membri del nostro team, facciamo attività con loro, è veramente interessante, sì. Bello. Quindi Giorgio, io spero che tu ci possa sentire, ma la domanda che ho per te a questo punto, io so che fai molti riconoscimenti con il tuo team, che è una grande parte della cultura del tuo team. E parlando invece di questi incentivi a lungo termine per mantenere la concentrazione, sì, i manager, per esempio, i manager possono guadagnare 100 dollari extra e i direttori 200 dollari extra, e questo è interessante, no? Io penso che abbiamo perso di nuovo Giorgio. Io penso che quello che sta dicendo Giorgio, questi incentivi aggiuntivi, può essere molto interessante per le persone nuove nel team. Le persone sono molto contente. È una cosa che speravo che potesse raccontare Giorgio. Io so che è un qualcosa che a lui piace molto, è che tutti sono motivati da cose diverse, persone vogliono guadagnare più soldi o premi o viaggi, altre persone invece vengono motivate perché ricevono dei messaggi personalizzati. Quindi io penso che
perché dobbiamo pensare a in che modo le persone si sentono speciali grazie a queste promozioni. Quindi il Jojo fa di tutto, cioè lui sa come gratificare le persone del suo team. Ho ancora un'ultima domanda, e questa domanda la voglio fare a tutti, inizierò dalla dottoressa Stacy. Le persone nuove nel business che non hanno ancora un grande team come il suo, dottoressa Stacy, che stanno iniziando, quale sarebbe un consiglio dal punto di vista della leadership per come usare meglio questi incentivi? Ci sono persone che non hanno tante persone nel loro team, ma soltanto 4 persone, per esempio. Allora, tutti gli incentivi girano intorno all'attività, per esempio il viaggio di Tulum, tutto riguarda le persone che recluti, quindi gli incentivi modellano il comportamento in questo business. Noi sappiamo che questo business vuol dire esporre o parlare alle persone dei cerotti e quindi parlargliene, vendere i cerotti e poi fare il follow up, poi invitarle agli Zoom, quindi poter dire tu sei nuovo, bene, noi cosa facciamo con i distributori nuovi in questo business? Noi, c'è un po' di rumore di sottofondo, sì, vado avanti dottoressa Stacy. Quindi per esempio se vuoi far crescere il tuo business, se vuoi diventare manager, noi parliamo alle persone di come si diventa clienti, poi distributori, e poter promuovere svolgendo l'attività vi farà guadagnare il bonus di $100 come manager, facendo questo tutti i giorni e mese dopo mese, e potete vincere questo viaggio al Tulum, il prossimo viaggio per il 2023 che sono sicura che avete già organizzato. Quindi bisogna aiutarli in tutto il processo, invitare, fare il follow up, fare le cose in modo molto semplice e sapere che questo effetto compound produrrà dei risultati e potrete poi creare un team con persone che vogliono diventare leader anche loro. Quindi mentre cresci fai crescere anche il tuo team, ed è veramente bello poter vincere questi bonus insieme, insieme alle persone. Alle persone gli piace essere riconosciuti in qualsiasi modo. È veramente importante pensare a questo, perché ogni piccola vittoria, ogni cosa che celebriamo insieme è importante per il team, perché sanno i membri del team che possono fare sempre cose, sempre più cose, cose migliori. È veramente bello poter trasmettere questo messaggio, sì, questo è veramente interessante, cioè creare le basi per raggiungere un successo solido. Rose, la stessa domanda per te, per una persona completamente nuova. Qual è il consiglio dal punto di vista della leadership che dà queste persone sull'uso di questi incentivi o promozioni per far crescere il loro business? Ci sono alcune persone nuove, io le incoraggio, le invito a sviluppare il loro potenziale, quindi poter partecipare alle call, per sentir parlare dei cerotti perché sappiano come funziona, e avere le testimonianze di persone che hanno usato i cerotti. E questo è il modo più semplice. E parlare quindi con loro, perché io ho una testimonianza che ha un grosso impatto e voglio sapere a queste persone che noi siamo disponibili ad aiutarle, che anche loro possono avere dei benefici incredibili da questi cerotti. E questo, la prova è che questo funziona con migliaia di persone. Una persona che conosco che ha 2 distributori
e le ho detto: abbiamo bisogno di altri due distributori, devi fare questa lista con 10 persone, io so che ci puoi riuscire. Questo è quello che fa Joe. Io credo in loro e li incoraggio le persone. Questo è qualcosa che possono fare tutti, sì, indipendentemente dal team che hai, con centinaia di persone o soltanto se hai due persone nel tuo team, no? Questo veramente è un consiglio di leadership molto interessante. Grazie per questo consiglio. Allora, Larry, la stessa domanda per te. Qual è quindi il consiglio che daresti a qualcuno, a una persona nuova, e fargli capire che può essere uno strumento molto potente? Bene. Gli strumenti che abbiamo, soprattutto gli incentivi, innanzitutto non molte persone che vengono nella nostra attività sono dei professionisti e sanno bene come fare le cose. E gli spieghiamo che è un qualcosa che possono fare, che è fattibile. LifeWave ti dà gli incentivi e ti dà anche una tabella di marcia, come ha detto la dottoressa Stacy. Bisogna crederci in questa attività e questa è un'azienda che vuole che tu abbia successo e non è soltanto un'azienda che dice compra i miei prodotti e non si interessa più delle persone. No, noi siamo una partnership. Come sai, Emily, faccio un esempio. Sabato scorso abbiamo fatto una giornata a giugno e abbiamo fatto un video con tutti i leader. Dovevamo far vedere il video all'inizio della call, scusate, l'abbiamo fatto vedere alla fine. E alla fine di questo Super Saturday le persone ci hanno detto: questa è veramente un'azienda che si preoccupa di noi, tutti gli strumenti che mette a disposizione per aiutare a crescere i membri del team. Tu puoi essere sempre essere un leader quando entri in LifeWave. Io non posso accompagnarti per tutta la vita, io ti posso mostrare la direzione in cui stiamo andando, ma tutti gli strumenti che ci dà l'azienda per arrivare lì è quello che devi fare, devi darti da fare e le persone lo vedono e dicono: tu puoi andare in qualsiasi direzione, tu puoi essere un SPD, e le persone dicono: non ho mai conosciuto un'azienda come questa. È una cosa fattibile. Quindi è un'attività fattibile, è un'azienda che veramente ti vuole aiutare per realizzare i tuoi sogni. Non è soltanto compra i miei prodotti e poi si dimentica di noi, come ho detto prima. Emily, sono così contento che tu sia con noi che ci siano tutti questi strumenti che ci mette a disposizione l'azienda. Sono molto grato all'azienda per tutto questo. Sì, grazie Larry. Queste call sono così importanti per me perché io imparo moltissime cose. Sono veramente molto grata a tutti voi e anche a tutti gli altri leader, a tutta la comunità LifeWave, perché come dici, noi siamo veramente, dobbiamo fare qualcosa di straordinario insieme. Portiamo avanti la missione di David, aiutare le persone in tutto il mondo a avere una qualità di vita migliore, a vivere meglio, a vivere di più,
E noi possiamo divertirci, possiamo guadagnare soldi, conoscere altre persone e migliorare il nostro stile di vita e tutto insieme. E questo è veramente speciale. Quindi grazie per quello che ha detto Larry e grazie per tutti i tuoi commenti. Io so che le persone che stanno ascoltando stanno imparando tante cose. Vorrei sottolineare, vorrei un po' ripetere quello che... sono strumenti che vi possono aiutare a migliorare il vostro business a lungo termine, veramente in un modo divertente, guadagnando più soldi anche facendo un viaggio. Ma quando si viene qualificati per queste cose, quando si vuole guadagnare un bonus extra o andare a fare un viaggio, uno viene ricompensato per gli sforzi, per aver aiutato le persone. E questo è quello che spero che le persone possano portarsi a casa dopo questa call. Queste sono le basi del nostro successo. Le persone pensano è troppo semplice. Sì, è semplice, ma non è facile perché ci vuole concentrazione, bisogna essere costanti. Ma tutte le persone che sono in questa call hanno vinto incentivi, bonus, hanno raggiunto i ranghi alti della nostra azienda semplicemente seguendo i consigli e dei principi. Tutte le persone che sono qui hanno la stessa storia. Non dovete reinventare la ruota, non dovete fare cose pazzesche, dovete semplicemente parlare alle persone, fare il follow up e invitarle ad essere parte di quello che facciamo. E questo l'avete sentito da Rosa. Rosa aiuta le persone del suo team entrando in contatto, facendo sapere che non sono sole e che possono farcela. E come ha detto Larry, che sono parte di un qualcosa di speciale, avere tutte queste risorse, tutti questi strumenti. Io quindi questo è un po' un riepilogo. Volete dire ancora qualcosa? Posso iniziare da te, dottoressa Stessi? Sì, penso che la cosa più importante è essere sempre in contatto. Siamo tutti molto occupati, ci sono sempre cose che avvengono nella vita, ma adesso le persone hanno bisogno di questo, le persone hanno bisogno di questi cerotti, le persone hanno bisogno di avere un aiuto per la loro salute, hanno sintomi o problemi, quindi le persone hanno bisogno di quello che abbiamo, noi abbiamo una soluzione per loro e hanno anche bisogno di noi per il business. Questa è un'opportunità. Le persone fanno fatica adesso, la benzina costa tantissimo, è aumentata tantissimo, anche fare la spesa, per non parlare poi di andare a mangiare fuori, anche comprare prodotti organici, prodotti salutari, adesso è molto costoso, la vita è molto costosa. Quindi è bello vincere un premio, ma semplicemente anche per vivere tutti i giorni, poter migliorare un po' la qualità della vita in un modo molto generoso. Io ho detto sin dall'inizio, quando io ho visto il piano compensazioni, non ho mai visto un piano compensazioni come questo. Quindi quello che ci dà questa azienda ai distributori per migliorare la loro vita è assolutamente, non esiste da nessun'altra parte, quindi questo fa veramente la differenza. Anche guadagnare soltanto $100 in più alla settimana o poter guadagnare $400 in più al mese ti può aiutare a vivere, a dare da mangiare ai tuoi figli o pagare l'assicurazione della macchina o alla benzina. Quindi bisogna vedere cosa fa la leadership o i membri del vostro team o cosa fa l'azienda. L'azienda fa tutto questo per aiutarvi ad avere una qualità di vita migliore, quindi bisogna avvantaggiarsi di questo e dobbiamo fare insieme come team, come comunità. Io non ho mai visto una comunità come questa. Io non ho mai visto, appunto, in 20 anni che sono in network marketing, la passione che c'è, la generosità, quello che fa l'azienda, quindi avvantaggiarsi tutto questo perché è un qualcosa che si può veramente, che può rendere felici noi e anche gli altri. E Rose, hai qualcosa da dire tu? Sì,
Io vorrei soltanto dire che LifeWave non ha cambiato soltanto la nostra salute, ma ha cambiato anche la nostra situazione finanziaria. Io e mio marito abbiamo detto, mio marito ha detto compriamo il pack Diamond, diamante. Io ho detto no, non ci potevo credere. Per aiutare molte persone, non ci siamo mai pentiti di averlo fatto. E vorrei soltanto dire una cosa sulle persone nuove. Qui c'è un esempio di una signora che mi ha chiamato, molto contenta dei cerotti e mi ha raccontato delle cose e un giorno mi ha chiamato e mi ha detto. Io ho detto tutte queste persone che hanno problemi di salute e che possiamo chiamare, chiamiamole adesso. E ho parlato della bellezza di questa azienda, dei prodotti e gli ho detto e dico da 1 a 10. Questa qui è una truffa, non sei interessata. 1, 10 invece vuol dire che sei contenta e che sei pronta a entrare. E lei mi ha risposto: no, 20, 20. Quindi questa signora. E abbiamo pensato di parlarne con le altre persone. Questo è successo anche con un'altra persona. E lei diceva un sacco di scuse. E questa è la mia. Quindi poter dire alle persone, far sapere alle persone. Quindi e gli ho detto, guarda, tu avrai dei miglioramenti della salute e lo farai anche alle persone. E bisogna farlo e lo fanno. Sì, è veramente interessante. È così, sì. Io compierò 77 anni. E mio marito ne ha 87. Sì. Quindi mi piace quello che ha detto Rose. Bisogna semplicemente farlo, lanciarsi. Sì, e Larry? La vita è più dura adesso, come ha detto dottoressa Stacy. Sì. Sì, la vita può migliorare se noi facciamo cose migliori. Quindi lei può avere un'azienda nella quale quando io sono entrato. Mi ha reso migliore, non soltanto ha migliorato la mia salute, ma anche la mia situazione finanziaria e anche la mia conoscenza. Adesso c'è un viaggio, no? No, è più che altro una convention ad agosto, no? Fra un mese. Io vi raccomando di andare a questa convention. Se non avete dei piani, se non sapete cosa fare, partecipate a questa convention. È un qualcosa che dobbiamo fare.
il vostro futuro sarà migliore, la vostra salute sarà migliore, anche la vostra conoscenza. Non vi posso dire quanto ho imparato dai meeting di LifeWave. E non devo pagare niente, per pagare niente, non mi costa niente. Quindi per coloro che spendono soldi per tutte quelle cose che non sono produttive, io vi consiglio di dedicare più tempo a LifeWave, quindi iscrivetevi a questo evento di agosto anche online. E partecipare all'evento, e quando arriverete lì riceverete anche moltissime informazioni. È un regalo che ci fa l'azienda. E questo è molto importante. E tutto questo può cambiare la vostra vita, o vi può far arrivare a dei livelli più alti. Questo è il mio pensiero finale, e non vedo l'ora di vedere tutti ad Orlando. Sono molto felice di vedere voi e soprattutto David. Quindi invito tutti ad andare a questa convention. Grazie Larry, grazie dottoressa Stesi, so che abbiamo perso Giorgio, e grazie a tutta la comunità per essersi collegati, per essere parte della nostra comunità. Io veramente spero che abbiate gradito quello che ci hanno raccontato i leader. C'è tanta speranza, tante opportunità, gli incentivi sono molto importante per migliorare queste capacità, per far entrare altre persone e fare tanti soldi. Quindi ci vediamo tutti alla convention, ci vedremo nella prossima training, e grazie a tutti per essere qui. Ci sentiamo presto. For tuning into our LifeWave Connect, plugging into us, being a part of our community. I really hope that you heard what these leaders were sharing with you today. There is so much hope, there's so much opportunity, and there really is a roadmap for you to success. If you plug into it, if you learn about it, and you trust what these leaders are saying, there is something very simple that you can do to have success. And incentives are a big part of developing those skills and having some fun along the way while we help lots of people and make lots of money. So we'll see you all at convention, and we'll see you on our next training. Thank you all so much for being here, and we'll talk to y'all later. Bye-bye now.